E siamo pronti per partire con questa finale della Fast Cup decima mass. No, non siamo più decima mass, decima esports, scusate l'abitudine. Troviamo da un lato il Protoss che si è portato in finale. Il Protoss che ha dimostrato di avere una cattiveria nelle ossa proprio improntata. Il Protoss pervertito del clan per la decima esports, Sakara. Che scrive Edgel. Dall'altro lato troviamo il Terran che sta dimostrando di avere tanta tanta skill, che sta dimostrando di essere una persona da schierare in lineup principale, che deve scaricare TS, se no noi lo diremo per sempre. Viva la vita loca. Non lo pronuncerò mai bene questo nick. Sakara non sa come gioca la guida loca e la guida loca non sa come. Intanto la prima cosa bella dal lato piccolo della mappa, cioè cosa? Seguivo il DreamHack e è stato Incontro che aveva detto che Waystation è allo stesso tempo la mappa più lunga della ladder se spawnano in alto a destra e in basso a sinistra, ma se spawnano a metà è la mappa più corta che c'è in tutta la ladder. Dash C Proxy Oracle volendo. Per favore. Terza e quarta. Vedremo cosa farà il giocatore Protoss attualmente. C'è da attendere, in quanto io mi aspetto un cheese, cioè brutale proprio. Doppio gas. Ready fast attack. Penso oracoli. Nuovo la probe. Sì, di nuovo la probe bloccata. Sakara ama perdere una probe così. Si avvicina alla base dell'avversario, non vede nulla, non vede il wall. Intanto arriva una seconda Rax da parte di Gigetto che sta facendo una Reaper Expand. Per me arriveranno oracoli, cioè ne è proprio sicuro con una morte. Sto andando a proxarli, guarda. Stavo a proxarli. Vado la schermata, sì. Le mie paure. Vedremo questa probe cosa andrà a proxare. Guarda, Nuke, se mai dovrei mi casterai una volta, sì? Ti faccio vedere cos'altro si può proxare. L'archivio dei templari. No, no, il Dark Shine. Anche, sì, DT Rush. Comunque, vediamo che questo Reaper sta facendo danni in base, sta facendo danni in main. E vi è lo Stalker a difendere, infatti si porta a casa il Reaper un SCV. Però se cade, come ho già detto in precedenza, non sarà un trade che vale la pena fare. Vediamo che lo Stargate sta andando a finire in questo momento, mentre vi è il Warp Gate attivato. Viene in ricerca anche il Warp Gate, probabilmente questo Chrono Boost cadrà sull'oracolo. La probe di nuovo incastrata, Saka. Cioè Sakara blocca tutte le sue probe, le blocca tutte. E sta in platino. Te la va a uccidere. Sì, ne ha uccisa una, ma poi ne ha un'altra bloccata, forse non è chiara la cosa. Ah. Intanto Gigetto si aspetta gli oracoli, infatti guarda là, 6 marine, già in linea mineraria. 7. Non credo sarà efficace questo proxy oracle. Perché Weltal l'ha abituato bene. Cade l'oracolo. Cade l'oracolo, no, non funzionerà secondo me questa cosa che sta facendo Sakara, eh. Gigetto se lo aspettava. Forse ha visto la mancanza di un pilone in base e ha detto mi puzza questa cosa. Quando è andato a scoutare con Reaper e infatti si è difeso molto bene. Sakara continua questo tentativo, ma questa volta se li porta a casa.
questa volta se li porta a casa, si sta portando a casa anche tante tanti SCP. 4 per ora, 5, 6. Mado, quanti danni fanno gli oracoli. Infatti puntini sospensivi. OP race. Arriva il secondo oracolo, Adariman forte. Perché? Però ha una ha preso la natural vita loca. Sakar non lo sa. Infatti va a controllare. Deve muoversi, non deve sprecare energia. La spreca tutta, la spreca tutta. Erroraccio da parte di Sakara. La vede ora. Deve killare l'SCP che sta andando a fare la seconda torre e non lo fa. Ergo, fine proxy oracolo. Vedremo adesso che farà. Into Forgate, tu che dici? O 4 gate. Ah, per adesso c'è il 4 gate. Un attimo solo, mi squilla nuovamente il telefono. Ti lascio di nuovo le redini. Mannaggia. Vedremo nuovamente un 4 gate. Oppure potrebbe pensare anche a fare Ash. Tanto cade un oracolo. Vengono urbati i stalker. Viene warpata una sentry, questa di nuovo non la capisco, anche perché una sentry fa ben poco. Vengono warpati un altro, stalker. La cara parte con il gaggio. No? Sì? Sì, parte il gaggio. Ottimi force field, coprire il punto, per così non può essere riparato. Perché vedremo un GG. Pulla tutti gli SCP. E questo è un errorato. Eh no. Ma che GG da parte di Guida Loca. Per tempo viene creato il boom, ma non penso servirà molto. No, aspetta. Mi devo ricredere. Però ha perso troppo. Gigetto ha perso veramente, veramente troppo. Venti lavoratori uccisi. Chiamate strane, i genitori degli amici di mio fratello che chiamano me cose tristi. 20 lavoratori uccisi, come ha detto Dark. Intanto, come avevo anche detto io in precedenza, si è trasformato in proxy oracle into Forgate. E sembra anche, diciamo, avere i suoi pregi, nel senso che io lo vedo molto in difficoltà il gioco dell'Eterno. Ma già prima posso un ingaggio. Arriva il GG. Infatti il GG. Come avevo detto in precedenza, Sakara è una persona molto molto cattiva.